Al via la riorganizzazione della rete territoriale sanitaria in Campania con 250 unità complesse di cure primarie aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, coinvolti medici di famiglia della continuità assistenziale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali che saranno dotati di servizio di primo livello e di un ambulatorio infermieristico. Ad annunciarlo il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, che ha riunito i presidenti degli ordini dei medici delle 5 province regionali. Entro 60 giorni le strutture saranno operative. Intanto partiamo da subito, siamo i primi in Italia a partire, quindi questo è già un grande merito. Speriamo di essere anche i primi che concludono questa grande riforma, è una grande riforma del sistema sanitario, perché significa la medicina di base, quella che i cittadini conoscono meglio, che il loro medico di famiglia, che non sarà più il medico che avrà la struttura che conoscete, che dovrà curare i suoi assistiti, ma potrà anche avere una forma di ospedale di comunità, un poliambulatorio, si mettono insieme, lavorano insieme, sono una grande offerta sanitaria dove il cittadino può andare e avere tante cose e non necessariamente arrivare all'ospedale con i problemi che ci sono, lunghe liste di attesa, problemi nei reparti. Quindi il territorio è l'altra grande gamba fondamentale per fare prevenzione e per fare buona salute. Previste 3 diverse tipologie di unità complesse di cure primarie con una popolazione non superiore a 30.000 abitanti e con almeno 20 medici di medicina generale in rete, modello rurale, montano, a bassa densità abitativa, con almeno 5.000 assistiti e 10 medici, sistema suburbano con meno di 15.000 assistiti e 15 medici. Per le unità complesse saranno utilizzate strutture dismesse delle ASL ed i principali investimenti sono legati soprattutto al personale. La riorganizzazione della rete delle cure primarie, ha dichiarato ancora Stefano Caldoro, non avverrà senza risorse. Quindi saranno previste alcune milioni di euro, forse decine ce ne vorranno, per organizzare questi poliambulatori, per organizzare queste strutture coordinate, per potenziare l'organizzazione, per finanziare anche l'acquisto di macchinari necessari. Quindi i finanziamenti ci saranno. Come riusciamo a finanziare? Riusciamo a finanziare perché la Regione Campania, come sapete, con un anno d'anticipo ha chiuso i propri bilanci in equilibrio e abbiamo un po' di avanzo, cioè iniziamo a produrre un po' di risorse in più che possono essere messe dentro al sistema e generare, come in questo caso, nuovi investimenti.